One Podcast. L'attore di teatro inglese Roger Allam ha dichiarato: «Ho ricevuto molte critiche negative, ma non così terribili come quelle che mi rivolgo da solo. Oggi voglio parlarvi di quella vocina che tutti abbiamo nella testa e che ci critica continuamente. Si chiama critico interiore. Può massacrarci o aiutarci a crescere. Dipende solo da noi». Quando siamo in stallo o ci sentiamo sovrastati da un problema, pensiamo di aver bisogno di rivoluzionare la nostra vita. A volte invece basta un piccolo spunto per fare click e cambiare le regole del gioco. Un click è quel passaggio rivelatore che ti rende consapevole, sbatte sulla coscienza, sorprende la mente, si fa spazio nella memoria e resterà disponibile anche in futuro come strumento di crescita personale. In ogni puntata, con riflessioni ed esercizi pratici, vi spingerò fuori dalla zona di comfort. Perché se vogliamo ottenere risultati nuovi, dobbiamo imparare a fare cose nuove. Io sono Nicoletta Romanazzi, sono una mental coach e questo è Click. Sviluppa il tuo potenziale. Hai presente quelle mattine in cui ti guardi allo specchio e senti una vocina nella testa che ti dice: «Quanto sei brutta, guarda che occhiaie, sembri una rana, ma come fai a uscire così?» Oppure quella vocina che ti parla mentre sei sulla bilancia e ti dice: «Guardati, fai schifo, sei grasso, mangi come uno sfondato». Ecco, quella vocina è con noi da sempre. In realtà ci è molto utile. Ha il compito di assicurarci una cosa fondamentale: l'appartenenza. Ci protegge infatti da cose di cui abbiamo molta paura, tipo il non essere amati dai nostri genitori o dagli amici, o il non essere apprezzati dai colleghi, o in più in generale dalla società. La possiamo immaginare come una parte di noi, secondo la quale noi nasciamo sbagliati. Questa parte di noi è preoccupata e pensa che se il mondo si accorgesse di come siamo veramente, ci abbandonerebbe. E quindi cosa fa? Si altera ogni volta che nota in noi qualcosa che non va. Come interviene? In modo molto diretto e forte, direi a gamba tesa. Spesso entra nella nostra vita quando meno ce l'aspettiamo. E se ci facciamo caso, ci parla proprio con il tono di voce di mamma o papà, o di quel professore delle medie che ci faceva sempre notare qualcosa. A questa parte, a questa vocina, piace un sacco paragonarci agli altri. E noi, paragonati agli altri, ingaggiamo una battaglia eterna che perdiamo sempre. Perché, guarda caso, ci sembra che tutti siano migliori di noi. Infatti questa parte è un po' ingorda, mai sazia, perché non c'è mai fine al paragonarsi agli altri, sentendosi peggiori. Io racconto sempre ai miei atleti che il giorno in cui saranno sul podio con la medaglia d'oro al collo, il loro critico interiore gli sussurrerà: «Ti è andata bene. Oggi i tuoi avversari non erano in forma. Voglio proprio vedere come farai a mantenere questi risultati». Ma la stessa cosa succede nella vita di tutti i giorni. Sono sicura che mentre vi parlo vi saranno venute in mente mille situazioni in cui avete visto in azione il vostro critico interiore. Quando, per esempio, ad una festa entra una donna bellissima o un uomo bellissimo, attivando immediatamente il critico interiore di tutti i presenti. Ma accade anche nel mondo del lavoro, quando un capo fa un complimento ad un collaboratore e tutti gli altri pensano subito di essere meno bravi di lui. Ormai l'hai capito? Il critico interiore esagera sempre. In realtà, l'abbiamo detto, lo fa per garantirci l'appartenenza. Ma così facendo a volte finisce per minare la nostra autostima, riempiendoci di ansie. E quindi? Cosa possiamo fare perché la sua azione sia utile e non massacrante? C'è qualcosa che possiamo fare per lavorare su quello che mi sta indicando il critico interiore e migliorare questo preciso ambito della mia vita? Anche oggi possiamo fare insieme un piccolo click per imparare a gestire il critico interiore, indirizzarlo e utilizzarlo per vivere meglio. La prima cosa da fare è accorgerci di questo dialogo interiore,
che tutti abbiamo, e comprendere che quella vocina ha un potere emozionale forte, perché ci può cambiare effettivamente lo stato d'animo. Poi occorre rendersi conto che il critico interiore è solo una nostra parte, una piccola parte, che ogni volta che percepisce un pericolo va in allarme e quindi urla. Dobbiamo allora cercare di riportarlo in equilibrio. Così può diventare un compagno di viaggio straordinario, che ci aiuta a migliorare costantemente. A questo punto, dopo aver riconosciuto che il critico interiore è solo una parte di noi, occorre disidentificarci. Cioè, non fare l'errore di identificarci con lui. Come fare? È molto semplice. Per esempio, quando ci sentiamo sotto scacco perché ci sentiamo incapaci di fare qualcosa, diciamo semplicemente: il mio critico interiore pensa che io sia incapace. È lui che lo pensa, non io. In questo modo ripristiniamo una corretta distanza e smettiamo di essere troppo identificati con lui. Un altro strumento formidabile nella relazione con il nostro critico interiore è l'ironia. Quando lui ci sta urlando le sue paure, gli possiamo dire: ma buongiorno, ci siamo svegliati in forma questa mattina. Non ti preoccupare, ho capito che hai paura che io non sappia gestire la presentazione. Vorrà dire che mi alzerò un'ora prima per verificarla. Ma stai tranquillo, ce la faremo. Sembra un dialogo da fiction, ma in realtà questo semplice passaggio ci permette di prendere il meglio dal nostro critico interiore, mettendolo tranquillo e utilizzandolo per il nostro miglioramento. Tranquillizzare il nostro critico interiore è molto importante. Se capiamo la sua intenzione e lo utilizziamo per la sua funzione positiva, può diventare un grande alleato. Gli argomenti di cui abbiamo parlato si riferiscono alla dinamica di sé e al voice dialogue, ideati da Hall e Sidra Stone. Se vuoi approfondire questo argomento, troverai tutto nel mio libro Entra in gioco con la testa, edito da Longanesi. Per oggi, click, si ferma qui. Prova ogni giorno a mettere in pratica questi spunti. Ad un certo punto potresti perfino sentire un click. Click, sviluppa il tuo potenziale è un podcast scritto da Nicoletta Romanazzi con Anna Scardovelli. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.